avete mai sentito parlare, praticamente è una deformità, è una cicatrice che si forma all'interno del pene, dei corpi cavernosi, che ne produce una deviazione più o meno importante. Ho spiegato che il pene è fatto un tessuto erettile, un corpo cavernoso, spugnoso, quindi adesso è elastico. Se si forma una cicatrice, che si può formare anche come conseguenza di migliaia di punture, centinaia di punture di, per iniezioni intracavernose, oppure per dei microtraumi, delle rotture dell'uretra, si forma del sangue e questo produce una cicatrice per cui il pene da quel lato non si può estendere, quindi c'è una deviazione. Questa deviazione può produrre dolore, ma può produrre anche difficoltà alla penetrazione, perché se è deformato in modo importante, anche a 90 gradi, può rendere difficile. In questa posizione è possibile avere, in questa deformità è possibile avere rapporti anche se con posizioni particolari. Se la deformità è molto importante, che non rende possibile rapporto, allora bisogna intervenire chirurgicamente. Vede, è una malattia causata da questa fibrosi, chiamata una placca, si sente come una zona di indurimento, non è una malattia tumorale, è una malattia benigna, causata da una cicatrice che si è formata per vari motivi, però è una malattia rara, però benigna, che si ha un'evoluzione, si stabilizza dopo circa un anno e dopodiché si possono valutare se ci sono delle terapie da fare per correggere questa deformità, se è una cosa importante. Se è una cosa molto importante si può arrivare persino anche alla impotenza se la cicatrice è talmente estesa che coinvolge l'arteria principale del pene. Vede, questo è un esempio, vede, questa è una placca che si è formata, quindi questo tessuto, questa porzione di pene non si può espandere normalmente perché c'è la cicatrice e quindi si ha una retrazione che in questo caso sarà una retrazione verso l'alto, sarà simmetrica perché prende in modo sequenziale in modo tutti e due i corpi cavernosi, però se coinvolge più un corpo cavernoso dell'altro si avrà la deviazione anche da un lato o dall'altro. Infatti una cosa che facciamo fare nei pazienti sono le fotografie, le autofoto, in modo da documentare il grado di deviazione. E se fa da solo, se fa da solo queste fotografie ci fanno vedere quanto è deviato il pene. Vedete, è un'incidenza molto rara, 0,4%, i sintomi possono essere dolore, curvatura del pene o impotenza. L'impotenza è molto raro, però nei casi molto marcati si può avere. La causa, sembra che la causa più importante sia del microtrauma all'uretra nel pene eretto.